Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Oggi devo fare shopping. Ho deciso di andare in un outlet premium qui a Las Vegas. Grandi firme, grandi marche, enorme, tantissime cose. Andiamo. Quest'outlet si trova a nord della città di Las Vegas ed è un po' all'aperto, un po' al chiuso e quindi sarà difficilissimo sopravvivere perché appena aperto apre alle 10 della mattina e ci sono già 40 gradi e ovviamente nei negozi l'aria condizionata in America è standard intorno ai 18 gradi e quindi ogni ingresso, ogni uscita sarà un piano di sopravvivenza, ma ce la faremo. Outlet come questo negli Stati Uniti sono presi d'assalto da tutti, sia da americani che da turisti. In questo momento ovviamente turisti negli Stati Uniti non ce n'è, purtroppo, però adesso è appena aperto, ma fra un po' questo outlet inizierà a esplodere di persone. Un negozio di sole, salse spicy, hot e condimenti per il cibo e per il barbecue. Sì, fondamentalmente penso di averlo visto solo qua.
I prezzi delle Jordan sono veramente folli, da $400 fino a $1000, senza contare le Easy dell'Adidas, cioè si arriva anche a $700-800 tranquillamente, ma ci sono anche scarpe da qualche migliaio di dollari. Wow, incredibile, incredibile. I negozi di cappellini e magliette dello sport americano, canottiere dell'NBA, mi fanno impazzire, sono veramente spettacolari, di ogni, mi lasciano sempre a bocca aperta come un bambino. Saks Fifth Avenue, sostanzialmente più o meno come la Rinascente, diciamo, in Italia. Sì, più o meno. Ovviamente qui è molto scarna, poco arredata, perché è un outlet. Oh, le camicie negli Stati Uniti fanno veramente schifo, schifo! Ok, dopo 2 ore di entra ed esci nei negozi con 18-20 gradi all'interno e 45 gradi fuori, ho deciso che mollo. È veramente insopportabile la situazione, veramente insopportabile. E poi stava arrivando tanta gente. Ad ogni modo, reso conto. 1, 2, 3. Tralasciando una maglietta un po' tamarra con tutti i brillantini, insomma, diciamo, rimarrà un ricordo di Las Vegas, ma va bene. Poi ho trovato da Diesel una t-shirt edizione limitata, Diesel con tutta la banda che copre la scritta, più un Apollo di Diesel, totale $110. Non mi sembrava male. Un Apollo di Armani Jeans, $79. Havaianas a $12. Incredibile. E un paio di calze di Paul Smith, $11. Penso di aver fatto dei buoni affari. Sono contento, soddisfatto. Fa caldo, vado in piscina. Il video finisce qui. Ciao.